E io mi chiamo Rocco, perché mio nonno si chiamava Rocco. Tre miei cugini si chiamano Rocchi, perché in famiglia abbiamo seguito la tradizione. Seduti. Buonasera, 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 sono Rocco Barbaro. Faccio l'attore famoso. Sono di Reggio Calabria, però sono 15 anni che sono in Italia ormai. No, il Reggio Calabria. Faccio l'attore famoso così per soldi. A me non è che piace tanto fare l'attore famoso. Siamo sempre in giro per il mondo. Oggi qua a Roma, domani a Ostia. Sono sempre in giro per il mondo. Lo faccio per soldi. Recito poesie. Tipo, aveva gli occhi a mandorla. Glieli ho schiacciati. Allora, attore famoso. Ma scherzi, prima di fare l'attore famoso facevo un altro lavoro, facevo l'impiegato negli uffici delle Ferrovie dello Stato, un bel lavoro, mi piaceva perché non era pesante, mi hanno dato un cartellino magnetico e lo dovevo timbrare due volte al giorno, come lavoro non è che era pesante, due timbri dovevo fare, uno alle 8, uno alle 16, non è che era pesante, sì. L'unica cosa che non ho mai capito è perché fra un timbro e l'altro dovevano passare 8 ore. Sarà un segreto. No, buoni, buoni, buoni. Non è che ogni cazzata dovete battere le mani, eh. Grazie. Tant'è che gliel'ho chiesto pure al mio capo ufficio. Gli ho detto, scusi, ma perché mi posso portare il lavoro a casa? Qual lavoro? La macchina dei timbri, minchia, sei incazzato. Io... sono un ferroviere, perché mio nonno era un ferroviere, tre miei cugini fanno i ferrovieri, perché in famiglia avevamo un amico capostazione. Buoni, buoni, buoni. È così, diciamo che... ecco. Sono... andato a Milano per fare l'attore famoso. Mi sono trovato una casa a Milano, un monolocale, angolo cottura, angolo letto, angolo studio, angolo qui, angolo lì, che per andare a cagare dovevo applicare il teorema di Euclide. E poi ho cominciato a vivere a Milano, fare l'attore famoso. Certo, a Reggio Calabria avevo cercato lavoro, avevo provato a fare i soliti concorsi, nelle poste, tendenza di finanza, tesoro, giustizia, mi era andata male, così avevo provato anche nel privato, nell'andrangheta. Che ridi, un'azienda seria che non si sbagliava un colpo una volta, si entrava per amicizia, ora bisogna fare il concorso anche lì, e se non sei preparato ti fanno fuori. Io ho superato la prova scritta, i quiz. Allora le stavo rispondendo a tutte le domande e il presidente mi fa, lei parla troppo. E così non mi hanno preso. Hanno preso gente che faceva scena muta. Beh, si sa, che nell'andrangheta c'è una mafia. È così, è così. Comunque poi a Milano, per approfondire il mio bagaglio professionale come attore famoso, mi sono iscritto in una scuola di dizione e di recitazione. E dopo 2 anni parlavo benissimo, non dicevo più recitazione, dizione, ma dicevo recitazione, dizione. Non dicevo più autoradio con 3 R, autoradio, ma dicevo stereo con 1. Ma le scuole servono, ma scherzi. L'uomo si sa,
è cacciatore, è la donna. Finisce qua il pezzo, non è che continua. Comunque, niente, praticamente non è che posso stare qui. Sono molto felice di essere qua all'Ambra Giovinelli, perché ho iniziato qua tanti anni fa a fare l'attore famoso. È stato qua che ho conosciuto una donna che poi è diventata la mia compagna, e sono queste le cose belle della vita. Perché se oggi provo la gioia di essere chiamato papà da uno stronzettino alto così, papà, 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 devo dire grazie a quella serata, grazie alla mia compagna, grazie al direttore artistico dell'Ambra Giovinelli che l'ha mise incinta. Sto scherzando, non so chi è stato. Vabbè, sono cose che succedono, eh. Comunque, sono cose che succedono. Comunque, voglio dire, mi hanno dato 5 minuti di tempo e non vorrei stare qui a raccontarvi la mia vita. In 5 minuti poi la mia vita, gli altri 4 che cazzo faccio? Per cui vi auguro a tutti buon divertimento e alla prossima. Ciao a tutti.